sono la mamma di Mattias, che è rapito, perché sono rapimenti, da 5 anni. Praticamente io sono madre single, il padre di mio figlio se ne è lavato le mani e io mi sono trovata da sola ad affrontare la maternità. Come pedagogista ho fatto delle scelte che diciamo non sono proprio quelle istituzionali, quindi ho cercato di dare a mio figlio un'educazione amorevole e non istituzionale. Quando ho avuto delle difficoltà davvero interiori nell'andare avanti con questo tipo di percorso, interiori ed economiche, con questo tipo di percorso, fondamentalmente loro mi hanno psichiatrizzata. Per aiutarmi mi hanno dato degli psicofarmaci che mi hanno creato una vera e propria dipendenza da sostanze che sono legali ma sono sostanze, e poi a un certo punto, per dormire semplicemente, perché io comunque oramai sapevo, gli assistenti sociali me l'avevano detto, stai messa male, ti blinderanno il figlio, sono stata avvisata. E quindi io ho cominciato, io e mio figlio, ad avere paure, incubi e quant'altro, e diciamo, per sopravvivere l'unica cosa che mi è stata data sono state queste pastiglie, che io ammetto di aver preso perché avevo bisogno di dormire un po'. Mi hanno creato una dipendenza, da lì hanno fatto una diagnosi di un disturbo, gravissimo disturbo di personalità borderline, e si sono presi mio figlio. Non lo vedo e non lo sento da 3 anni e mezzo, me l'hanno fatto vedere i primi 2 anni quando volevano, fondamentalmente. Siccome io dicevo a mio figlio che non era la mia volontà quello che stava accadendo e che stavo facendo di tutto perché non l'avevo abbandonato e non era quello che io volevo, non me l'hanno fatto più vedere né sentire, perché io dovevo dire quello che loro volevano che io dicessi a mio figlio. Ho preso mio figlio e è 5 anni che va avanti questa storia. Allora, non può esistere che spendano tutti questi soldi per tenere i bambini come animali in queste strutture, privati dell'affetto dei genitori che non hanno fatto niente, perché la maggior parte di noi sono puliti davanti a quella che è la legge. Non abbiamo fatto niente. In un momento difficile della nostra vita, loro bene o male ti mandano in questa psichiatria e da lì ti tolgono i figli sulla base di cosa? Lei ha un cartello, Torino come Bibbiano, i bambini non dimenticano. Che cosa significa? Significa che Bibbiano è nato da Torino, perché Claudio Foti è di Torino, ha aperto Hansel & Gretel a Torino, e dagli ultimi avvenimenti che abbiamo scoperto, Hansel & Gretel aveva affidato le 2 bambine nigeriane alla coppia lesbica. Dall'intercettazione dei carabinieri si è scoperto che queste bambine venivano maltrattate da 8 anni. Gli ultimi avvenimenti, stiamo parlando dell'altro ieri, di Rocca Canavese, dove ci hanno fatto pervenire dei foto e video allucinanti, dove bambini morsi dalle zecche, non iscritti a scuola, chiusi, che non avevano la possibilità neanche di uscire, con delle razioni di cibo che ho i video che fanno veramente ribrezzo, non li mangerebbero neanche i cani, chiusi dentro queste comunità senza essere iscritti a scuola, senza, privati della libertà, sequestrati. I miei figli sono stati portati via perché per colpa del padre dal tribunale minori con un 403, però io li avevo io affidati, dunque mi ritrovo in una situazione che avevo questa problematica, e poi che è stato, diciamo, è successo una situazione abbastanza strana nel 2018. Riprende, diciamo, la situazione di essere padre e tornano affidati a lui, però io vengo esclusa senza, cioè né prima né dopo, una motivazione. Le chiede di poter stare con i suoi figli. E gli chiedo di averli a casa come affidati, quello sì, perché io li rivoglio con me, perché comunque i miei figli abitavano con me, avevano una certa vita che adesso non hanno più, cioè qualità vita sia come ambiente che come vita non ce l'hanno più. Dunque, quanti anni hanno adesso i suoi figli oggi? I miei figli sono stati portati via 4 anni e mezzo e 3 anni e mezzo cresciuti da me, e adesso si ritrovano a essere stati 7 anni perduti, diciamo, un po' allo sbando, e i risultati si stanno anche vedendo, per quello sono preoccupata. Io voglio i miei figli a casa, adesso mia figlia ha compiuto 11 anni e mio figlio 10 quest'estate, dunque rivolgo solo i miei figli dal Tribunale di Torino. Oggi siete qui di fronte al Consiglio regionale per un motivo, per il quale? Per sostenere la legge allontanamenti zero, che ha creato ovviamente diverse discussioni in merito. Noi ovviamente sosteniamo la legge
per ridurre il disagio ai nostri figli. Bambini tolti alle famiglie, a volte anche solo per un mero motivo economico, invece di aiutare la famiglia, invece di sostenere i genitori, si tolgono i figli e si mettono in una struttura, senza neanche gravi motivazioni.